Voi siete i cazzi duri del futuro di questa società. Mi sembrate tutti affamati di soldi. È un bene. Chi dice che il denaro è la radice di tutti i mali non ha un soldo. Non fanno la felicità? Guardate che cazzo di sorriso che ho stampato in faccia. Da un orecchio all'altro, vero? Volete dettagli? Bene. Io guido. Namaste, 30 settembre 2022, siamo sul grafico della sterlina contro il dollaro, time frame H1, ogni candela graficata ha validità di un'ora e quello che vediamo nel grafico, molto banalmente, è uno storno che il prezzo presumibilmente avrà intorno all'area del pivot point. Sappiamo che il pivot point più o meno indicativamente a livello statistico ogni giorno al suo storno intorno all'80% di probabilità, è un po' come il prezzo di apertura del DAX piuttosto che il prezzo d'apertura del Nasdaq, dell'S&P 500 nell'orario delle 15:30, quindi nell'orario dell'apertura americana. Sappiamo che il prezzo sostanzialmente, tendenzialmente, nell'80-85% dei casi torna sempre sul prezzo di apertura. Poi magari ha un movimento molto forte al ribasso, molto forte al rialzo, ok, però nell'80-85% dei casi sappiamo che l'apertura del DAX vede poi il prezzo magari andare un po' su, andare un po' giù e poi ritornare sempre sul prezzo di apertura, e questo accade anche nella sessione del New York Stock Exchange. Che cosa sta accadendo in questo momento sul grafico della sterlina contro il dollaro? Innanzitutto c'era stata la discesa importante, la discesa veramente eclatante, la possiamo andare a recuperare tra venerdì e la riapertura dei mercati di domenica, con questa discesa di oltre 700 pip, eccola qui, anzi 930 pip dall'apertura di venerdì fino ad arrivare alla riapertura dei mercati alla domenica, di fatto da 1,1250 circa a 1,03. Adesso sto andando ovviamente a livello indicativo, tanto per insomma far capire un po' il tipo di discesa che c'è stato. Il prezzo è tornato in realtà proprio dove aveva iniziato quella lunga rovinosa discesa, che in realtà venerdì era stata tutto sommato attutita. C'era stata una discesa importante, quello sì, nel pomeriggio, e poi evidentemente molti operatori hanno anche bruciato i propri conti, considerando anche le macchinette che ci sono adesso, gli HFT, gli accumuli di posizione, tante persone, tanti operatori che operano con accumuli pensando che prima o poi il prezzo comunque tornerà sempre da dove è partito, e non immaginandosi invece che l'analisi fondamentale è sempre importante tenerla sotto controllo nel trading finanziario. Quindi va bene fare i fenomeni, non esiste l'analisi tecnica, non esiste l'analisi grafica, non esiste l'analisi fondamentale, non esiste niente, esiste solo la testolina che ci dice quello che dobbiamo fare e non fare, ok, benissimo. In realtà l'analisi fondamentale è fondamentale, quantomeno per capire che avere una posizione oggi di rafforzamento della sterlina contro il dollaro, quantomeno è un po' un azzardo nel tenerla come l'hanno tenuta in molti tra venerdì e la riapertura dei mercati di settimana scorsa. Adesso il prezzo è ritornato su quel livello, sempre il livello di pivot point, andiamolo a mettere, sono sempre livelli importanti, i livelli del pivot point, perché rappresentano il prezzo medio giorno per giorno determinato dalla giornata precedente, e quindi teniamoli sempre in considerazione perché sono livelli fondamentalmente che ci torneranno sempre molto utili. E in questo momento, quindi in settimana, la sterlina si è rafforzata nei confronti del dollaro e siamo vicini al livello del pivot point di venerdì scorso. Il prezzo non ha avuto la forza, quantomeno in questo momento, di tornare su quel livello, anche se non è più il livello caldo, ovviamente, che a noi interessa. Il pivot point ha la percentuale del fatto che venga preso giorno per giorno all'80-85% dei casi, però parliamo del pivot point giornaliero, non del pivot point
di una settimana fa o di qualche giorno fa, anche se poi ogni pivot point ha la sua valenza. Quindi, quando vediamo che il livello del pivot point non viene preso in una determinata giornata, non è assolutamente raro che avvenga la giornata seguente o 2 giornate dopo, però la percentuale fa fede sul pivot point giornaliero. In questo momento, sicuramente, questo è quello che accadrà e io questo video lo pubblico assolutamente prima della fine della giornata, che cosa accadrà? Accadrà che la sterlina contro il dollaro tornerà quantomeno sul livello del pivot point. Questo è quello che accadrà. Ora, io non voglio essere estremo perché nel trading bisogna sempre operare su quello che si vede, mai avere delle convinzioni. E quindi ovviamente io sono sempre pronto a valutare una strada alternativa rispetto a quella che sto intraprendendo in questo momento sulla sterlina contro il dollaro, qualora il grafico mi dia modo e maniera di pensare in maniera differente. Ma in questo specifico momento, con tutto quello che si è verificato e soprattutto con questo, tra virgolette, scherzetto che ha fatto la sterlina contro il dollaro, perché abbiamo il livello del pivot point sotto, andiamo ad allargare il grafico. Che cosa è successo quest'oggi? Abbiamo il livello del pivot point sotto, che non è stato assolutamente minimamente neanche avvicinato. Abbiamo il massimo della giornata precedente, questo massimo relativo che è stato sì rotto, ma con fatica. Non abbiamo una candela che ha chiuso con forza sopra il massimo della candela dei 19 che sto inquadrando in questo momento. Abbiamo tutte code, o meglio, abbiamo tutte candele veramente timide, candele che ci fanno vedere che effettivamente tanta forza non c'è. È stato formato questa mattina, o meglio, nella nottata questo massimo, nella mattinata abbiamo visto un piccolo storno, di inizio mattina un piccolo storno al ribasso, quasi questa finta nell'andare subito a riprendere il livello del pivot point, e qua sicuramente molte persone sono entrate con ordini al ribasso in maniera importante. Non servono i volumi, non serve il software, non serve l'expert advisor più profondo del mondo. È semplicemente un movimento che è chiaro ed evidente agli occhi di tutti, che è un movimento che va a raccogliere tantissimi ordini short in questa fase, per poi andare a fintare al rialzo. Nella finta al rialzo mi vado a prendere questo accumulo. Cosa c'è sopra questo accumulo? Ci sono tantissimi ordini break al rialzo, ci sono tantissimi stop loss e anche dei trailing stop. Nel momento in cui vado a prendere questo massimo, tra l'altro formato nella notte, e quindi con bassi volumi per forza di cose, vado a prendere questo massimo con volumi bassi, e quindi il fatto che questo massimo è stato rotto con volumi bassi significa che la continuazione è molto precaria per le condizioni che avevo narrato prima, è molto precaria perché non ci sono volumi in crescita, non ci sono grandi volumi. Ovviamente ci sono volumi in crescita rispetto al massimo formato nella notte, ma non ci sono grandi volumi che hanno rotto quel massimo. Abbiamo il livello del pivot point in area 1, 1, 0, 0, 0, 0. Eccolo qui. Quest'area qui ci indica il livello del pivot point. Pivot point che varrà preso. Molto probabilmente, quasi sicuramente, quasi certamente verrà preso nella fase pomeridiana. Dopodiché sappiamo che tendenzialmente non è sempre così, ma tendenzialmente il lunedì mattina il mercato, che sia sul Forex, che sia sulle commodities, che sia sugli indici, che sia sulle azioni, il mercato lunedì mattina si muove in maniera opposta rispetto a come si è mosso il venerdì pomeriggio. Quindi questo storno è molto probabile che ci possa essere, che ci sia. In questo momento abbiamo tutte le condizioni perché questo avvenga.
Se poi il grafico, e quindi noi ci muoviamo sempre non su convinzioni, ma su quello che ci sta indicando il grafico, sulle figure grafiche, che tante volte le persone dicono per fare trading ci vuole il 90% della testa, il 95% della testa, il 99% della testa, ci vuole sicuramente molta testa, ci vuole sicuramente molta psicologia, ma bisogna anche capire quello che stiamo facendo, le figure grafiche. Che ci ha insegnato Joe Ross e Paolo Serafini sono figure grafiche che ci hanno insegnato dei trader che hanno fatto la storia del trading, non delle persone che hanno sì e no 4-5 anni di esperienza. Quindi cerchiamo anche di mettere la chiesa al centro del villaggio. Se coloro i quali hanno fatto la storia del trading in Italia e nel mondo ci dicono che un 1-2-3 piuttosto che un Calicetto, piuttosto che un Big Hunter Stop. Sono delle figure di un certo tipo da interpretare come un movimento che sta eseguendo, che sta facendo la manoforte, è chiaro ed evidente che noi non possiamo trascurare quello che hanno narrato coloro i quali hanno fatto la storia del trading. Quindi va benissimo, la psicologia è assolutamente importante e fondamentale, però è chiaro che nel momento in cui io vado a studiare il manuale del trader idiota di Paolo Serafini, la Marsigliese di Paolo Serafini, i quattro libri di Joe Ross, vado a farmi un corso, io ho avuto la fortuna di farlo con Joe Ross in collegamento video, ora purtroppo non è più possibile, ma per coloro i quali hanno la possibilità comunque di relazionarsi con la Trading Academy di Joe Ross, potranno seguire un percorso importante da questo punto di vista. E potranno finalmente cominciare a capire chi determina il mercato. Cominceranno a capire che tutti gli indicatori, oscillatori, abbonamenti, controabbonamenti, segnali, Ikimoku e tantissime cose non hanno senso. La cosa che ha senso nel trading è il movimento della manoforte. Intercettare il movimento della manoforte. Perché è la manoforte che determina dove arriverà il prezzo giorno per giorno, né più né meno. Non sappiamo, almeno io personalmente non so intercettare tutti i movimenti del prezzo. Quelli che so intercettare, li vado ad intercettare. Ho diversi indicatori che non vado a mettere tutti nel grafico. In questo grafico ci sono tre semplici medie mobili che non determinano, attenzione, la mia entrata o uscita al mercato, ma mi aiutano a comprendere al meglio quello che sta facendo il prezzo. Quindi l'indicatore e l'oscillatore sicuramente può essere utile, ma noi non dobbiamo spendere i nostri soldini per noleggiare degli indicatori o degli oscillatori che non ci fanno assolutamente far nulla se non perdere dei soldi andando a noleggiare o comprando cose che non ci servono, davvero cose che non ci servono. Dobbiamo capire semplicemente che chi muove il prezzo è la manoforte. Intercettare quei movimenti poi ci porta nel tempo ad avere dei guadagni di un certo tipo. Ci porta sicuramente a pianificare il nostro trading in un certo modo, in una certa maniera. Questo è quanto, quindi il video lo pubblicherò seduta stante, quindi non aspetterò tanto proprio per far vedere che il prezzo molto presumibilmente tornerà sul livello del pivot point in area 1.10000. Se non lo farà, ovviamente sarò disposto e aperto a valutare alternative a livello operativo. In questo momento tutto quello che sta avvenendo mi porta nella considerazione di attuare, di fare questa scelta nel trading, nel conto. Attenzione, perché sto facendo vedere il conto che sta salendo bene, quindi chi vi parla non è una persona che mostra risultati su file Excel, che mostra quanto costa il proprio abbonamento, se 100 euro, se 90 euro, se 120 euro al mese, che parla di mindset, che parla di psicologia, che parla di ipotetici risultati, piani accumulativi,
di dinamiche del mercato, di strategie, di tecniche, nulla di tutto questo, risultati reali, risultati concreti, fatti vedere su un conto reale, fatti vedere su MyFX Book, li continuerò a far vedere e quindi mi piace parlare con la concretezza delle cose. Tutti mi possono contattare senza costo e senza impegno al numero telefonico che trovate in grafica. È tutto e niente. Vediamo un attimino come si sviluppa questa posizione sulla sterlina contro il dollaro.